È nella crisi che si vede la vera Inter. Quella di oggi è stata la vera Inter. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video post partita, ragazzi. Che goduria, l'1-1 al 93esimo sul rigore. E poi devo ancora capire perché è stato espulso Lukaku, forse per l'esultanza alla generale. Boh. Pareggio giusto, ragazzi. Pareggio giusto. Equilibrio in campo, l'1-1. Ci sta. Tra l'altro Lukaku salterà il ritorno, ma lo salterà anche il marcatore della Juve, Cuadrado. Lukaku è uscito abbastanza furioso. Devo ancora capire la dinamica dell'espulsione, però va bene. Parlando della partita, primo squillo della Juve con Di Maria, ma Handanovic. Oggi Handanovic ha fatto una parata che sembrava l'Handanovic dei vecchi tempi. È sceso con reattività e ha toccato il pallone sul diagonale di Maria, poi vabbè la punizione facile facile per Perin e Di Marco. E poi questa azione con la palla messa in mezzo, Lautaro non arriva, arriva Dzeko che sponda per Barella che la dà subito a Brozovic, tiro centrale, Perin fa la parata, una leggera deviazione di Gatti. E poi la Juve prova a reagire, di vere occasioni non ce ne sono. Primo tempo che finisce così, secondo tempo che inizia con il tiro di Kostic alto dopo la difesa dell'Inter che butta fuori dopo aver controllato Vlahovic in mezzo all'area che non riesce a tirare, pazzesco. E poi l'Inter ha l'occasione con Mkhitaryan che incrocia ma di tanto tanto così finisce fuori e poi arrivano i cambi della Juve, entra Chiesa. Entra Miretti, nell'Inter entrano Gosens e Lukaku, poi Aslani. Aslani e chi è entrato? Adumfriis e poi, vabbè, Correa. Correa dopo il gol di Cuadrado è entrato, il gol di Cuadrado è un errore in marcatura di scalata perché di un centrocampista che era forse Aslani, perché Gosens marca Milik su questo cross di Rabiot, però la spizzetta di Bastoni arriva sul secondo palo dove c'è Cuadrado e tiro. Bastoni non riesce a tirarla fuori, 1-0. E poi ragazzi arriva questo rigore sacrosanto perché c'è la sciabolata di Bastoni, se non ricordo male, sulla testa di Dumfries che mette in mezzo di testa e poi Bremer va a vuoto ma col braccio largo ed è rigore, sacrosanto. Ma da dischetto Lukaku freddo 1-1 e si gode a metà. Si gode perché non si è perso almeno. E poi vabbè l'espulsione finisce così la partita, 93esimo. 26 aprile il ritorno a Milano. Bene così, abbiamo salvato la faccia. Perché se si perdeva anche oggi,
giocatori che mi sono piaciuti, ovviamente Handanovic. Non ci siamo. Troppo leziosismo, dire Barella. Troppo svogliato, come sembra del resto Brozovic, non ha neanche fatto malissimo, però Aslani deve giocare, Aslani deve giocare. Manda al bar con una finta di corpo Milik nei minuti finali di partita. Va bene così, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, 1-1, pari patta, si ricomincia da capo, bella, buonanotte a tutti.